Abbiamo appena terminato questo incontro alla BTM e io sono veramente orgogliosa di aver conosciuto da vicino l'entusiasmo che porti nell'Associazione delle Donne del Vino. Ti ringrazio. E questo è il brindisi che si fa a poco meno di mezzogiorno. Sì, è giusto, no? Voglio dire, l'ora dell'aperitivo. L'ora dell'aperitivo. Siamo con le bolle pugliesi. Allora, tu hai in mano questa meravigliosa guida che io ho definito l'elemento di concretezza dell'accoglienza delle donne del vino a chi arriva in Puglia o chi è già in Puglia. Assolutamente sì, questo è il progetto della delegazione pugliese dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, si chiama Wine Woman Tour ed è una raccolta di 20 pacchetti enoturistici da nord a sud della Puglia delle produttrici che fanno parte dell'Associazione Le Donne del Vino. Un velocissimo vademecum per decidere in pochi minuti quali cantine, dove, a quale budget. Io ho detto che la parola chiave dell'Associazione delle Donne del Vino è apertura, perché le vostre cantine sono aperte, la vostra associazione è apertissima, la vostra è una rete aperta. In due parole raccontaci il presente e il futuro. L'associazione è fondata oggi come oggi sulla formazione e sull'esempio alle nuove generazioni che stanno arrivando. La lamentela costante in tutti i settori legata all'assenza di professionalità, all'assenza di professionisti, è quello che abbiamo raccolto negli ultimi anni. Quindi il progetto di Vino e il progetto Wine Woman Tour sono due costanti della nostra delegazione che da un lato stiamo andando nelle scuole a dire ai ragazzi, non solo alle ragazze, ma anche a tutti, insomma, a tutti gli studenti nell'ultimo anno, motore di lavoro, di scelta della loro vita, che il mondo del vino è appannaggio anche delle donne, nella sua filiera, nella sua diversificazione, soprattutto nell'accoglienza, perché volevo riportare un dato di nominismo, il 42% delle figure in azienda nel mondo del vino che trasformano la storytelling in denaro, quindi direttori marketing, direttori accoglienza, direttori commerciali sono donne, ma non solo, tutti i ragazzi che vogliono sapere cosa fare nella vita, qual è il lavoro del futuro, bene, partendo dalla professionalità, partendo dalla formazione, partendo dalla cultura, le donne del vino stanno dando il loro contributo, portando le loro professionalità, le loro esperienze a vantaggio dei ragazzi. E poi un progetto imprenditoriale, quello legato appunto a mettere insieme pacchetti diversi, aziende diverse, dalle piccole alle grandi, che presto diventerà un progetto digitale, quindi un sito internet e-commerce nel quale velocemente le aziende potranno raccogliere dati. I dati sono importantissimi, profilare il cliente con una tecnologia legata a questa nuova piattaforma digitale che stiamo per mettere in campo e poi prenotare e pagare la visita real time. E allora, venite in BTM innanzitutto, brindate con le donne del vino come sto facendo io e vedrete che si aprirà un mondo. Grazie, a presto.